che palle, mannaggia Giuda, Eva. Tutti i maiali del mondo. Lui la voglio la moto. Aspetta, aspetta. No, non mi serviva un cazzo. Ma perché va là? Quindi perché va qua? Come avete potuto ascoltare, in casa mia ci sono due persone che stanno giocando a GTA 5, Grand Theft Auto 5. E devo dire che si stanno divertendo. Ho avuto anche l'onore di provarlo, che bello, ma che bellezza. Giocate, giocate, non vi preoccupate. Ah, non gli fanno male le mani, giocano da tanto tempo. No, non è vero. Giocano da un po'. E niente, impressioni, le prime impressioni, perché siamo arrivati a poche missioni, abbiamo fatto, insomma, io ho fatto solo la prima e poi tutti gli altri hanno fatto, perché sapete, noi siamo tanti, hanno fatto il resto. E niente, il gioco, sì, è vero, è il più realistico che c'è per questa generazione, insomma, e non ci possiamo lamentare, è molto figo, puoi cambiare personaggio, bla bla bla, però, dai ragazzi, tutto questo casino per questo giochino, fondamentalmente, bah, penso che non sia necessario. Anche perché continuano a sparare senza guardare quando si proteggono, fanno così e sparano. Quindi realistico un cazzo, però. Il più realistico, dai, sì, diamogliela per buona. E niente, non sparerò tanta merda adesso, ma in futuro penso di sì. A parte che le scatole di cartone si rompono come vetro. Prendi un estintore e cadi come è appena successo. Ma comunque non ti fai niente, perché stai andando a 200 l'ora. Niente, niente, neanche un graffio. E quindi, niente, io volevo dirvi di provarlo, così potete anche dire la vostra. A parte che attraversi gli alberi come se niente fosse. Che cazzo gli costava fare così? E un'altra cosa figa che abbiamo visto è... Ecco, a parte quando ti schianti al muro, che quando sali su una motocicletta o un qualsiasi cosa, si mette il casco, te lo levi, lo butti a terra, risali sulla motocicletta, ti metti un altro casco che compare dal nulla, e scendi e lo butti, fino a quando poi non ti secchi e ci sono 30 caschi a terra. Tutto sommato, fa camminare, perché cammini al muro? Insomma, ragazzi, io adesso vi farò una bella inquadratura dei miei cari amici che giocano a Grand Theft Auto 5. Infatti loro si mettono in posa, infatti, perché ho detto che gli farò una ripresa. Quindi giro il microfono. Ma a proposito, guardate che figata di microfono che ho fatto, un'asta artigianale col mio cavalletto. Cioè, non so se potete notare quanto è figo, perché si muove in tutte le direzioni e quindi... Cioè, va, è una figata. Bellissimo. Vabbè, faccio vedere queste riprese di un caricamento, tra l'altro. Qui si tratta di un caricamento. Ecco, vediamo qui i nostri amati giocatori. E il gioco in questione. Che poi vorrei pure piano. Sono finito all'ospedale perché sicuramente saranno morti. Insomma, comunque svenuti o 4.000 proiettili addosso e all'ospedale lo mettono a nuovo. Prendila! Esatto. Sì! Voglio la modifica. Eccolo là, il cinema. Sì. Metto un attimino a fuoco quando posso. Ecco. Aspetta. E questa bella rotatoria. Vi saluto dicendovi bye!